Amici di Onda Libera TV, buonasera. Siamo a Cantiano, nella sala Capponi, dove tra poco andrà in scena un lavoro teatrale di Jacopo Fo. Il titolo è Tempo di cambiare. Cambiare cosa? Beh, diciamo che c'è un po' di crisi in Italia, c'è tanta gente che sta messa veramente in situazioni drammatiche. E però l'assurdità è che noi siamo un paese ricchissimo che butta via una cosa come 500 miliardi di euro l'anno di spreco, truffe, evasione fiscale, eccetera, eccetera. Una delle voci più importanti è proprio lo spreco energetico. Non abbiamo capito alcuni concetti fondamentali che in paesi che hanno molto meno sole, molte meno possibilità naturali delle nostre, invece hanno capito. La Fiat non produce la sua energia elettrica con i pannelli fotovoltaici. La Volkswagen, sì, Volkswagen, poi ha delle macchine che costano meno, che possono essere migliori a parità di prezzo, eccetera. Non abbiamo altre possibilità oggi per uscire dalla crisi che cambiare. Servono milioni di persone che isolano i tetti di tutta Italia, milioni di persone che cambiano gli infissi, che isolano i muri, che fanno impianti termici. Sono un lavoro colossale che non puoi andare in Cina e poi tornare, dobbiamo farlo qui in Italia perché le case sono qua. Il senso dello spettacolo è che anche attualmente le menti migliori sono occupate altrove, no? Ossia noi vediamo che ancora continuano a costruire armi, aerei, insomma di questi giorni la Corea ci sta tenendo tutti quanti insomma in fibrillazione, eccetera. Sarebbe ora di cambiare queste logiche di vita, diciamo, no? Ma fino a che la maggioranza delle persone non si rende conto che la qualità della vita che ci offre questo sistema fa un po' schifo, che non c'è spazio per il tempo libero, per l'amore, per la cooperazione. Noi abbiamo un'economia che funziona tutti con la loro casetta, tutti con la loro lavatrice. In Germania c'è ad esempio le lavatrici condominiali, tutti i palazzi, tutti i gruppi di case hanno un'unica stanza per tutti. È più intelligente, è più comodo, è più lussuoso vivere così e magari dedicare un po' più di tempo a scambiarsi dei massaggi con delle persone che si amano, no? Perché marito e moglie seduti davanti al televisore non possono scambiarsi un massaggio a un piede o una mano? Certo. Vedi lo stesso il film, però hai anche qualcosa che ti fa bene alla salute, che è piacevole, eccetera, eccetera. Secondo te l'ostacolo qual è da superare? Cioè come mai? Cioè, perché questi sono discorsi che parlando nel comune, cioè, parlando comunemente con la gente, tutti sono d'accordo, però come mai in Italia non si riesce a rompere questo muro di conformismo su questo? Noi veniamo da una cultura millenaria violenta. Noi siamo discendenti dei romani che hanno massacrato e ucciso, erano delle società più violente, più ottuse, e abili militarmente, ma umanamente un disastro. Nei secoli gli europei hanno depredato e ucciso in tutto il resto del mondo, per cui noi abbiamo una forma mentis che è chiusa, tant'è che i paesi di cosiddetto terzo mondo, quelli che erano il terzo mondo negli anni 70, nel momento in cui, come il Brasile e la Cina, sono arrivati allo sviluppo, sono stati molto più rapidi di noi. In Cina hanno costruito in 6 mesi una città per 1,5 milioni di abitanti, completamente ecologica, senza un goccio di petrolio. Il Brasile sta andando, facendo andare le proprie macchine in gran parte a alcol metilico e biodiesel da 30 anni. Se l'avessimo fatto anche noi avremmo risparmiato quantità di cifre inaudite. Ma questa logica, per noi era troppo facile rubare agli altri popoli il petrolio e poi vendere al prezzo dell'acqua minerale, tanto non era nostro, non ce ne fregava niente, andavamo lì, sparavamo in faccia e adesso non funziona più e siamo in crisi. Ma non è che siamo in crisi perché c'è stato chissà che cosa, siamo in crisi perché il resto del mondo ha smesso di farsi fregare da noi e adesso dobbiamo cambiare. Il futuro come lo vedi? Sei ottimista? Io sono molto ottimista perché stiamo vedendo un'era di scoperte scientifiche che nessun'altra generazione nella storia del mondo ha vissuto. Io mi sono visto la rivoluzione dei computer, dei cellulari ed ora la rivoluzione delle ecotecnologie. È straordinario. Se avessimo anche una rivoluzione dell'amore saremmo a posto.
Bene, grazie, non ti rubiamo altro tempo, in bocca al lupo per lo spettacolo. Buona serata e auguri a tutti.